Ma è un film, è una ricostruzione, diciamo, anche di fantasia, partendo da una storia vera, un intreccio di relazioni, come dire, frutto di fantasia, ma che probabilmente hanno elementi di verità, il rapporto tra servizi, il ruolo di personaggi che sono stati in parte utilizzati per cercare di contattare o comunque di arrivare a Matteo Messina Denaro. E comunque mi pare che il film racconti un uomo che comunque ha perso perché è morto, ma ha perso perché è stato arrestato, ed è stato arrestato prima che morisse, a differenza del padre. Forse il film poteva fare di più per dare anche il senso che lo Stato comunque ha vinto rispetto a una storia che rimane torbida. Lo farebbe vedere nelle scuole? No, non lo so, questa è una libera scelta, io non faccio il produttore, questo è un prodotto commerciale che sta andando nelle sale cinematografiche, che è giusto che chi voglia vederlo lo debba vedere. Sono venuto oggi a Castelvetrano proprio perché il messaggio che volevamo in qualche modo che si affermasse, che nessuno può impedire a nessuno di vedere un'opera cinematografica.